Cecchigori nella box schiava all'angolo rosso. La Cecchigori che l'incontro è previsto sulla distanza delle 4 riprese e 2 minuti ciascuno. Primo round in questo momento passa. Adesso vediamo un po'. Quarto incontro della serata, Jenny Gori della box Stiava contro Kamal Bein Samin. È la prima ripresa. L'abbiamo vista a Follo che ha vinto la Jenny. Vediamo la Kamal oggi in questa rivincita come si difenderà e come attaccherà per portare a sé questo match. Mi dispiace perché non abbiamo una posizione di altezza per poter entrare dentro al ring e purtroppo si vedono le corde, anche se vediamo l'incontro, insomma. La Jenny sa di avere una ostica atleta davanti. Vediamo come si è preparata, perché lo sapeva che doveva disfidarla. Samin è leggermente più alta, sta un po' più chiusa. La Jenny l'abbiamo vista già varie volte, l'abbiamo vista anche ai Prati di Vezzano in un incontro un anno fa che vinse contro la Ovi. E Follo ha vinto lei, ma sa che questa ragazza è veramente decisa. 2 minuti 4 riprese. Secondo round per le ragazze. Seconda ripresa, vediamo queste due ragazze, la Jenny Gori, Kamal Beik Samin. È la seconda ripresa. Ripartono per la loro disfida, una rivincita per la Samin e una riconferma per la Jenny. Sami infila qualche colpo, è decisa a portare questo match dalla sua parte,
sa già chi è la Jenny, l'ha incontrata e perciò deve far altro che far mente locale per trovare le sue formule. Fine della seconda ripresa. Samin sempre avanti Firenze, angolo blu e Jenny Gori, Stiava, angolo rosso. Seconda ripresa già effettuata, ora passiamo alla terza ripresa, 2 minuti. Terza ripresa. Molto bello, la Samin è entrata nella guardia, ancora molto brava, molto, veramente è uscita ancora al terzo colpo decisivo, approfondisce molto questa ragazza, la vediamo molto, avevamo già visto domenica, ma cioè a foglio. La Jenny non riesce. Tre belli affondi li abbiamo visti penetrare nella guardia della Jenny. Ora la Jenny si gira intorno alle corde, deve prendere qualche iniziativa per rispondere a questa. Ancora due un po' larghi, ma sono arrivati comunque. Una guardia molto raccolta. La Samin. Fine terza ripresa. Quarto round per terminare questo incontro, un incontro che vede in disfida la Kamal Beik Sabin della nuova sempre avanti Firenze e la Gori Jenny della Stiava Box. Fuori secondi. Ricordiamo che a Follo il giorno 11 ha avuto la meglio la Jenny, ma oggi mi sembra che la Jenny stia subendo un pochino, perlomeno nell'ultima, infatti anche adesso, la penetrazione della Samin ci sembra più...
vediamo questo confronto, ormai ancora una ventina, una manciata di secondi per il termine, ma sarà proprio un giudizio ai punti dei giudici a dare e decretare questo match. A Follo l'abbiamo vista, era più scatenata, forse non si conoscevano e andavano un pochettino più a ruota libera. Oggi che si sono già incontrati in questa rivincita sono stati tutti e due più prudenti, malgrado tutto la Samin è riuscita a portare qualche colpo più evidente. Ed ecco, termina la quarta ripresa, vedremo come viene valutata dai giudici questo incontro, un incontro che abbiamo detto già conosciuto ma con i dovuti riguardi, perché non li abbiamo viste come domenica e comunque su internet potete trovare questo incontro, fare un confronto e vedere tra le due cos'è accaduto, delle due chi emerge. Come preparazione diciamo che la Jenny ha qualcosa in più, la Samin non so quanti incontri abbia ancora, valutabili indiscutibilmente, ha portato a termine questa rivincita, possiamo dirlo, una rivincita. E ai punti vince Big Samin Kamal, infatti ha preso quei tre punti e onestamente ed ecco la Kamal Samin che viene abbracciata dal team. Se avete maestri, dopo questo incontro sarà effettuata una pausa di 10 minuti. Vi ricordo che dopo il prossimo incontro sarà effettuata una pausa di 10 minuti. Siamo insieme a Jacopo, l'allenatore della Samin, abbiamo visto un incontro, l'abbiamo vista già a Follo e a Follo ha perso l'incontro con la Jenny. Oggi ha avuto questa rivincita e mi sembra che ci sia stata una netta differenza. Secondo te forse perché si conoscevano già oppure perché oggi è stata preparata meglio? E poi più o meno quanti incontri ha già fatto? Allora, Sami praticamente è al suo terzo incontro. L'incontro dell'altra volta alla Genia è stato un incontro molto tirato, molto a mio avviso anche spettacolare. Purtroppo siamo stati penalizzati anche da due richiami per i ganci perché non sono stati girati a secondo dell'arbitro e niente, la sconfitta ci poteva anche stare proprio per i due richiami. Adesso abbiamo fatto la rivincita e mi è sembrato un incontro più bello anche dell'altro, anche da parte della Jenny perché ha accettato due scambi. Questa volta è stata un pochino più precisa la Sami con le misure sui ganci e niente, questo è pugilato, una volta vince uno, una volta vince l'altro, è così. Poi si sono allenate anche insieme, quindi magari anche lei essendo il terzo match era molto più tranquilla e quindi niente, ha fatto un buon incontro secondo me. Secondo te in questa giornata ti ha soddisfatto e se riesci a rispondere logicamente, anche con parole tue non importa, e come ti sei avvicinata alla box? Mi piace box, cosa devo fare? Ti piace stare sul ring? Sì, vi dico, ma hai visto qualche incontro? Hai voluto anche te partecipare a questa lotta lodevole perché è armi pari? In tutta la mia vita ho fatto sport,
non seriamente, ma sempre ho fatto. Mi piace muoversi, mi piace lavorare con mani, mi piace. Oggi ti ho visto soddisfatta, vedo che non ti siedi mai, non bevi mai. Hai molto carattere, molta grinta da espletare. È un po' timida, anche se è una guerriera, ma un po' timida. Sì, beh, sì, logicamente, no, io lo chiedo a te, è un pregio o un difetto non sedersi e non bere? No, quello è soggettivo la cosa, cioè, vediamo anche Camarelli che non vuole né acqua né sgabello, perché ci sono degli atleti che preferiscono sedersi, mentre altri se si siedono magari si assentano o si addormentano, tra virgolette. Lei preferisce non bere, non niente sgabello, e quello è un bene anche per me, almeno evito di portare su. Invece parlando della società, che vedo che anche l'altra volta avevate più di un ragazzo, come andate? Bene? Trovate i ragazzi? Siete un bel gruppo? Sì, sì, siamo un bel gruppo, abbiamo anche ora un bel settore giovanile, sì, è sempre avanti Firenze, abbiamo tra cui anche un professionista che è Giacomo Mazzoni, che è allenato anche dal fratello Cristiano. Sì, abbiamo molti giovani ancora da fare debuttare, altri che hanno già esperienza, e niente, speriamo di far avvicinare il più possibile anche altri nuovi ragazzini. Ma è il Mazzoni che ha preso? Che, Mazzoni che... è un 69 kg. Ah, ma è di adesso, cioè, è un contemporaneo oppure... No, perché c'era un Mazzoni a Spezia che combatteva, era mio mezzo parente, non so se lui, no. No, non credo sia lui, no. Lui è passato professionista da circa un anno e ha già all'attivo insieme a 5 match, 5 vittorie o 6, non ricordo di preciso. Però siamo un bel gruppo, insomma ci... Allora, in bocca al lupo, alla prossima. Ciao Sami, auguroni.